Ok, nel primo tutorial abbiamo visto come inizializzare un applicativo in Django. In questo secondo tutorial ci togliamo subito il pensiero e andiamo a collegare il nostro Django a un database MySQL. Io per comodità userò Docker perché è il database MySQL, perché sono sul mio computer in locale, eccetera, quindi. Ovviamente su un server eccetera potete installare MySQL normalmente. Io lo faccio in Docker qui sul mio computer in locale. Tolgo il volume perché tanto non mi serve per ora, visto che sono una demo. Quindi faccio docker run --name, nome del database, nome del container, -e, spazio, gli passo la password di root, che nel mio caso sarà passwordDB. Meno D, meno daemon, nome del repository Docker MySQL. Comunque sul canale trovate un video apposito su, dopo magari ve lo linkerò da qualche parte, su come creare appunto MySQL e phpMyAdmin in Docker. Quindi incolliamo qua il nostro terminale, lanciamo il comando e andiamo a creare. Ops, scusate. MySQL versione 5.7. Ok, ora lo lanciamo. Ok, mentre installa MySQL, torniamo qui. Torniamo sul qua dove mi ho preparato il codice. Come vedete, mi sono creato un secondo, sto preparando il codice per un secondo container, quello di phpMyAdmin, anche qui sempre per comodità in Docker, in modo che così possiamo vedere il database tramite phpMyAdmin appunto. Ok, ci siamo quasi. Il container test MySQL è già in uso. Allora andiamo un attimo a rimuoverlo. Andiamo a chiamarlo in altro modo. Ma lo chiamiamo allora Django MySQL. Ok, quindi Docker PS Django MySQL è attivo. Ora abbiamo due. Togliere il vecchio database, quindi torniamo qua, ma anche questo lo chiamiamo Django phpMyAdmin, e anche questo chiamiamo, andiamo a connettere appunto il nostro Django MySQL. Come vedete docker run come name appunto gli diamo Django phpMyAdmin, anche qui meno daemon, lo andiamo a collegare al MySQL, quindi meno link Django meno MySQL 2.db, nome dell'host, meno P, lo esponiamo alla porta 8081 e chiamiamo il repository Docker phpMyAdmin slash phpMyAdmin. Ok, qua lo lanciamo. Docker PS. Quindi ora se andiamo sul localhost 8081 dovremmo avere phpMyAdmin attivo. Andiamo a vedere. Ok, quindi entriamo con root, password, db e siamo dentro. Quindi fin qua ci siamo arrivati. Oramai creiamo un database vuoto, lo chiamiamo Django -test. Ok, poi lo andremo a popolare appunto tramite make migration e migrate, come abbiamo visto nel tutorial precedente, ma prima dobbiamo appunto andare a configurarlo all'interno del nostro file settings, che lo troviamo qui nella nostra cartella demo, demo settings. Scendiamo, come vedete qui abbiamo la connessione al nostro database SQLite, invece noi dobbiamo collegarlo al MySQL, quindi andiamo su Django
SQL. MySQL. Scendiamo. Ok. Allora, come vedete, qua ora lui consiglia questo metodo, ovvero tramite un file, andando a mettere i nostri dati in un file segreto my.cnf. Volendo possiamo anche invece passarglieli tramite configurando tutto qua senza questo, ma lo faremo in tutti e due i modi, direi che è l'opzione migliore. Quindi allora copiamo un attimo questo, quindi allora, cancelliamo il nostro SQLite 3 e mettiamo questo. Poi dobbiamo andare a creare un file. Torniamo, aspettate. Dobbiamo andare a creare un file chiamato mycnf. Ovviamente questo possiamo metterlo dove volete. Io per comodità lo metto qui nel nostro progetto, ma volendo potete nasconderlo in qualsiasi altro posto del server, eccetera. Andiamo a crearlo qui nella nostra cartella principale. Quindi quando ok, nuovo file, vedete che si chiama mycn, no, scusate, my.cnf. Ok, my.cnf. Qua mettiamo la configurazione che ci hanno dato, quindi database, abbiamo detto che abbiamo chiamato il nostro database Django-test. Come username abbiamo root, come password abbiamo password db. E strano che non ci chieda l'host, quindi noi credo che dobbiamo metterlo. Scusate, un attimo, controllare la password db, ok, giusta. Dobbiamo andare credo anche a dichiarare l'host, quindi qua prima di database andiamo a mettere host uguale 0.0.0.0. Credo che volendo possiamo anche dichiarare la porta, ma nel nostro caso non serve perché è quella di default 3306. Quindi qui dovremo avere tutto. Ora qua però dobbiamo dargli il percorso, ovviamente possiamo dargli il percorso fisico, quindi di tutte le cartelle che ci portano al nostro percorso appunto sul server o sul nostro computer, quindi tutte le cartelle che ci portano al file mycnf. Oppure possiamo usare questa dicitura, ovvero OSPath directory name, OSPath dir name, base directory e poi nome del nostro file, quindi possiamo cancellare questo. Quindi os.pav.join base directory virgola e poi il file my.cnf. Ora os.pav.join vi crea il file appunto una funzionalità di Python che vada ad analizzare appunto il percorso del vostro del server su cui si trova appunto l'applicativo, e base directory appunto è questa variabile che quindi appunto ci porta fino all'interno della root del nostro progetto. Quindi fatto questo, direi che la nostra configurazione di MySQL è a posto, quindi torniamo nel terminale, proviamo a lanciare il comando. Allora, se ora lanciamo il run server, ok, ci dà errore e ci dice che il file MySQL, che non abbiamo appunto la libreria MySQL DB module, ci chiede: hai tu installato MySQL client?
Quindi ora dobbiamo andare ad installare tramite pip install mysql -python se state usando. Allora, ok, non è questa. Quindi andiamo un attimo a vedere. Ok, ovviamente c'è. Ok, rilanciamo un attimo, scusate. My run server.cc che manca la libreria MySQL client, quindi pip install MySQL client, pip install MySQL client. Ah, nel mio caso faccio pip 3 perché sto utilizzando appunto Python 3. Ok, ora proviamo a rilanciare run server. Ci dice che non si può connettere al server 000. Andiamo a vedere come mai. Docker ps. Ok, errore mio. Allora dobbiamo andare a rimuovere docker rm-f django mysql e django phpMyAdmin. Questo perché non ho dichiarato quando ho creato il Docker appunto il percorso esterno. Quindi torniamo indietro. Qua è quando abbiamo creato il phpMyAdmin. Ok, quindi qui è dove abbiamo creato il nostro container. Allora, quindi è p, andiamo a dichiarare la nostra porta 3306 due punti 3306. Ora facciamo docker ps. Come vedete, ora rispetto a prima abbiamo qui abbiamo appunto anche il percorso del localhost 0.0.0.0. Ok, andiamo un attimo a ricreare anche il phpMyAdmin. Ora andiamo qua di nuovo perché ovviamente abbiamo distrutto il database, dobbiamo ricreare la cartella Django test. Test creato, ok. Ora torniamo qua al nostro caro Python Manager and Server. Ora il server sta andando, quindi ok, quindi come vedete ora Django comunica con il database. Però se andiamo qui ovviamente ci dice che le tabelle, il database è vuoto, non ha tabelle né niente, perché ovviamente prima eravamo collegati all'SQLite, ora abbiamo cambiato database e quindi dobbiamo andare a ricreare le nostre tabelle e il nostro super user. Quindi Python manage make migrations, ovviamente ci dice che non ci sono cambiamenti effettuati. Poi il make migration lo vedremo meglio nei prossimi tutorial. Quindi andiamo a fare migrate. Lui ha creato le nostre tabelle come aveva fatto prima nell'SQLite, ora però l'ho fatto appunto nel nostro database MySQL. Infatti, se andiamo qui in phpMyAdmin, prima la nostra tabella era vuota, ora come vedete è invece popolata di tabelle. Ora andiamo a creare il nostro super user perché se andiamo qua in out users, come vedete è vuota. Ora andiamo a creare quindi create super user, username dem admin user, email address demo@demo.it, password 1234 di conferma. Ok, accetti questa password che ok. Quindi ora andiamo a rilanciare il nostro server. Ok, aspettate, prima andiamo a vedere se è creato il nostro utente qui nel database. Come vedete, pam, il nostro utente ora c'è, admin user. Quindi torniamo qui. Ora non dovrebbe più darci errore. Demo utente. Noi invece prima abbiamo chiamato admin user, se ricordo bene.
Admin user. Admin user password 1, 2, 3, 4. Ok, siamo dentro. E come vedete ora appunto siamo il nostro applicativo Django è connesso a MySQL. E quindi questo è quanto, ma in realtà mettendo che vi faccio vedere un secondo modo per sempre per settare appunto il nostro database, mettendo che per vostra ragione non volete usare questo metodo, ovvero richiamare un file segreto my.cnf, ma volete dichiarare tutto all'interno qui, possiamo fare in questo modo, ovvero potete appunto, come ho fatto qua, allora un attimo, identiamo un attimo questa qua che è diciamo, questa qua che stiamo identando ora. È la configurazione diciamo preferita da Django, quella consigliata visto che è quella dichiarata nel tutorial sul sito ufficiale, però esiste anche questo modo per configurarlo, ovvero potete dichiarare tutte le variabili qua all'interno, quindi niente più richiamo al file my.cnf, ma potete mettere tutto qua, Django test, nome utente, password, host, porta se necessità di dichiararla, andiamo a vedere se funziona. Python run server, torniamo qui, il sito continua a funzionare, quindi direi che anche questa configurazione funziona, però noi andiamo a rimettere quella di prima, che è quella più corretta. Prima di chiudere il tutorial, volevo farvi vedere una seconda cosa, ovvero siccome noi qua abbiamo installato un packages pip appunto chiamato MySQL client, se dovessimo spostare questo applicativo su una nuova macchina, su un nuovo server eccetera, dovremmo reinstallarlo. Diciamo ora, siccome la libreria è una singola, è facile ricordarla, ma se installiamo molti packages eccetera, poi viene difficile ricordarsi appunto tutti i packages installati, quindi solitamente noi facciamo appunto pip install il nome del packages, ma se noi andiamo a scrivere appunto i nostri packages all'interno di un file chiamato requirements.txt nella root del nostro progetto, come vedete io l'ho messo qua, e qua dichiariamo appunto i pacchetti che ci servono, in questo caso Django e poi MySQL client. Possiamo installarli con un'unica chiamata, poi vediamo che mi si è inchiodato il terminale, che è successo? Okay. Con un'unica chiamata tramite il comando appunto pip install -r file requirements.txt o pip3 nel mio caso, perché sto usando Python 3. Quindi lo lanciamo, come vedete lui ha provato a installare tutti i pacchetti che avevamo dichiarato nel file requirements. Ovviamente mi dice che le richieste sono già soddisfatte in quanto appunto erano già installati. Quindi direi che per questo tutorial è tutto. Nel prossimo tutorial vedremo come creare un applicativo e l'obiettivo è quello di appunto nel giro di 3-4 tutorial di avere un piccolo applicativo completo, magari un blog in cui possiamo appunto caricare dei post eccetera eccetera, insomma. E niente, se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.